Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, un uomo di 48 anni della provincia di Chieti è stato arrestato dagli agenti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni dell'Abruzzo che sono a Pescara per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. In alcuni smartphone sono state rinvenute oltre 2000 fotografie. Il servizio di Paolo Renzetti. Già arrestato nel 2015 e liberato dal tribunale dopo la convalida, un uomo di 48 anni della provincia di Chieti è finito in carcere con l'accusa di detenzione e divulgazione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'arresto è stato eseguito ieri dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila su richiesta del PM che ha coordinato le indagini. Nonostante ciò ha continuato a perseverare in questa attività criminosa, tanto che le nostre indagini sono continuate e abbiamo constatato che nonostante l'arresto, nonostante il sequestro degli smartphone, aveva conservato lo stesso numero telefonico per non perdere i contatti che aveva già allacciato in precedenza. Durante le indagini sono stati riscontrati oltre che numerose immagini pedopornografiche, anche un vero e proprio gruppo di cui lui era l'amministratore, e che conteneva ben all'epoca dei fatti 12 membri appartenenti a varie nazionalità, quindi non erano tutti italiani ma sono stati identificati anche all'estero. Per quanto riguarda gli italiani sono state poste in essere delle perquisizioni e hanno dato tutte esito positivo. E per quanto riguarda invece quelli residenti all'estero, parlava di Stati Uniti, Emirati Arabi, insomma persone che abitavano al di là dei confini nazionali, ci sono ancora in corso delle rogatorie internazionali. I carabinieri del NAS Abruzzo, nell'ambito dei controlli nelle mense scolastiche, hanno sospeso l'attività di due cucine di altrettanti istituti del Vastese. Proseguono i controlli dei NAS nelle mense delle scuole abruzzesi. A seguito di un sopralluogo dei carabinieri e della ASL è stata infatti disposta la sospensione dell'attività delle cucine di due mense scolastiche a Vasto. Si tratta delle cucine del comprensivo Spataro e della scuola Peluzzo, dove si preparano centinaia di pasti per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria e la cui gestione è affidata alla stessa ditta. L'ispezione degli uomini del NAS, coordinati dal capitano Domenico Candelli, è scaturita dalle segnalazioni dei genitori che frequentano le scuole e ha consentito di rilevare carenze igienico-sanitarie, strutturali e materie prime accatastate in locali non idonei ad accogliere magazzini. In particolare nei laboratori di cucina sono state trovate muffe alle pareti. È stata quindi disposta la sospensione immediata fino alla eliminazione delle non conformità riscontrate e al ripristino delle condizioni ottimali. Alla luce del sopralluogo scatteranno delle sanzioni e nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti per la verifica dei menù ed il rispetto del capitolato. Controlli dello stesso tipo effettuati su input del Comando Tutela Salute del Ministero avevano portato nei giorni scorsi anche alla chiusura del deposito utilizzato da una mensa di Francavilla al Mare. E ancora cronaca, i funzionari dell'area verifiche e controlli dell'ufficio delle dogane di L'Aquila hanno individuato due società operanti nel commercio di prodotti informatici tra loro collegate che risultavano aver posto in essere ingenti transazioni finanziarie nei confronti di operatori comunitari e nazionali. È stata accertata un'evasione di IVA per oltre 9 milioni di euro. I titolari delle ditte coinvolte, che comunque non operano in Abruzzo, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria romana e si è provveduto tramite l'ufficio delle entrate alla revoca dell'iscrizione nell'archivio VS delle due società. E adesso siamo al lavoro. I lavoratori del call center che operano per conto della compagnia 3 perderanno il posto il 30 di giugno. Questa mattina all'Aquila è stata organizzata una protesta davanti alla caserma Pasquali assieme alle maggiori sigle sindacali. Il servizio di Gianmarco Menga. Dal 1 luglio potrebbero restare a casa con l'incubo della disoccupazione. È il destino segnato per i 234 lavoratori della Globe Network Call Center dell'Aquila, che ha la commessa per la rete 3.
La società H3G, che gestisce la compagnia telefonica, ha infatti ratificato la rescissione dei contratti per il 30 giugno 2016. Per questo, in accordo con i sindacati CGL, CISL, UIL e UGL, è stata organizzata questa mattina una protesta nei pressi della Miternum sulla strada statale 17, davanti alla caserma Pasquali, così da mostrare a tutti la paura e il dissenso per una decisione che potrebbe compromettere il futuro economico di tantissime famiglie. La location è anche strategica in virtù del passaggio in queste ore del Giro d'Italia. Qualche novità comunque si attende martedì prossimo a Roma, dove è in programma un vertice tra i sindacati nazionali e la società H3G. Al nostro microfono Piero Francazio della Wilm L'Aquila e un lavoratore. H3G ha deciso di lasciare questa azienda poiché hanno avuto dei problemi per quanto riguarda il piano di rientro del debito fiscale presentato o non presentato da Globe Network. H3G, da quello che sappiamo noi come segreterie nazionali, non vuole lasciare a piedi i lavoratori dell'Aquila e neanche l'Aquila, però una cosa è certa, come organizzazioni sindacali presenti in questa azienda qui, non vogliamo assolutamente che venga perso un posto di lavoro. Dal 1 luglio siamo disoccupati, stiamo chiedendo aiuto allo Stato, alle autorità locali, a tutti quanti quelli che possono aiutarci, possono fare qualcosa per salvare 230 posti di lavoro. Si terrà questo pomeriggio alle 15 nella sede di Confindustria a Chieti Pescara un nuovo incontro per quanto riguarda la vertenza Thales, riunione che dovrebbe essere decisiva per la conclusione della trattativa. Il tavolo ieri è stato interrotto bruscamente perché i sindacati hanno rifiutato di trattare in assenza del dirigente con delega per gli incentivi richiesti. Intanto nello stabilimento teatino di via Enrico Fermi prosegue il presidio che va avanti da 53 giorni, l'incontro di oggi al quale, come richiesto dai rappresentanti sindacali, dovrebbe partecipare il responsabile delle risorse umane di Thales Italia, Fabrizio Monsani, dovrebbe essere decisivo per chiudere la partita. Intanto sul versante dell'acquisizione da parte dell'azienda abruzzese Tecne di una parte della Thales sembra ormai già tutto concluso. L'ultimo nodo da sciogliere è quello degli incentivi per i lavoratori che decidessero di optare di rimanere in Thales e quindi di trasferirsi in una delle due sedi dell'azienda, a Sesto Fiorentino o a Gorgonzola. Dei 92 dipendenti, 68 dovrebbero essere acquisiti da Tecne e 24 rimanere in Star Mill, che dovrebbe essere ceduta ad un agnuco per metà malese. Novità importanti dopo la pubblicazione del terzo avviso del microcredito in Abruzzo, a beneficiarne anche le categorie svantaggiate. Vediamo. Microcredito, risultati della riapertura del terzo avviso, assessore Sclocco, è importante questo. Siamo riusciti a dare una risposta a 715 persone che hanno deciso di aprire una nuova attività o hanno deciso di consolidare un'attività già esistente. E di questi 715, infatti, 312 nuove attività saranno aperte in Regione Abruzzo. Abbiamo dato dei fondi anche a 403 imprese già esistenti. Questo avviso ha avuto una dotazione finanziaria importante di quasi 10 milioni e 400 mila euro e con questo avviso siamo riusciti a colpire due target. Infatti il 68% delle domande finanziate è fatto da donne e il 77% delle domande finanziate è stato richiesto da categorie svantaggiate. Qual è l'importanza di questo microcredito anche in proiezione futura per quanto riguarda gli FSE? Intanto 49 milioni di euro e 3.500 imprese finanziate sono una risposta straordinaria che questa regione ha dato al tessuto economico, all'intero tessuto economico. E con il nuovo FSE sicuramente sarà replicata, siamo d'accordo con l'assessore Sclocco in questo senso, perché in un momento in cui l'accesso al credito oramai è diventato quasi impossibile per tante piccole imprese, io credo che questo sia lo strumento necessario per tutte queste imprese. Lasciamo l'economia per aprire lo spazio dedicato alla politica e torniamo a quanto successo ieri all'interno del Consiglio Comunale di Teramo, che si è occupato dell'onorificenza
della cittadinanza onoraria data a Marco Pannella, chiavi della città che sono state consegnate questa mattina dal sindaco all'esponente, al leader dei radicali italiani nella sua casa di Roma. Dicevo ieri consiglio comunale che poi si è trasformato in uno scontro tra maggioranza ed opposizione con il Partito Democratico che ha abbandonato l'aula. Elisa Leuzzo. A Teramo le dimissioni del gruppo di Futuro In scatenano gli avversari politici. La seduta del Consiglio Comunale si è trasformata in un confronto acceso, anche se per pochi minuti, tra il primo cittadino e il Partito Democratico, che, dopo pochissimo, ha abbandonato l'aula. Se viene opportuno oggi aprire una discussione con il Consiglio Comunale su una situazione di una gravità enorme, con una giunta spaccata, dimezzata, vuota, da banco di una giunta vuota senza assessore, una maggioranza dilaniata, ritiene opportuno oggi aprire questa discussione o no? Perché altrimenti, se lei ritiene, non ritiene di aprire la discussione sull'unico tema su cui dobbiamo discutere in questa città, sulla città che affonda, su questo teatrino che voi mi state mettendo in piedi, in questo tavolo politico che non si capisce cosa sia questa città, opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del primo cittadino e il ritorno immediato al voto. Non ci presteremo più a questo teatrino che ormai è diventato questo Consiglio Comunale, di una giunta che non ha rispetto del Consiglio Comunale, che non ha rispetto della città, che non ha il rispetto dei cittadini. E guarderemo con grande attenzione anche a coloro che in queste settimane hanno cercato di smarcarsi da questa giunta, perché ora se decidono di rientrare per loro è finita. Perché hanno adesso l'occasione chiave per poter chiudere questa esperienza fallimentare per la città. Una città distrutta, una città con piccoli feudi, una città con voti clientelari che porterà alla distruzione totale se non si cambia subito passo, e noi abbiamo detto che il sindaco si dimetta immediatamente e dia mandato e dia la possibilità a un'altra forza politica come il Movimento 5 Stelle di cambiare veramente e dare una svolta a questa città. L'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino Martina, promotore di Teramo soprattutto, tutto sottolinea nuovamente il ruolo del suo gruppo, che nell'ultima seduta consiliare ha dato l'ultimatum a Brucchi dopo l'uscita dalla maggioranza di Al Centro per Teramo, nel porre al centro del confronto questioni che esulano dalla semplice occupazione di un posto in giunta. Un'azione di questo tipo in questo momento forse da un lato complichi l'evoluzione del tavolo e dall'altro, laddove il sindaco secondo me abbia ben deciso di iniziare a fare il sindaco, forse lo faciliti. Anche questa volta il sindaco Maurizio Brucchi ha scelto la via del silenzio, ma nonostante questo in apertura del question time ha fatto capire bene che continuerà ad amministrare la città. Ho riflettuto molto questa mattina su quello che c'era da fare. È in corso un tavolo politico che ha il compito di affrontare, di cercare di risolvere questa situazione, e quindi ho ricevuto gli assessori delle altre forze, delle delegazioni delle altre forze politiche che mi hanno dato la loro disponibilità a secondare queste forze che sono le mie scelte, e io ritengo che questa città ha bisogno di essere amministrata. E quindi almeno nelle more che si definisca il quadro politico, il nuovo assetto politico, e quindi ho deciso di continuare nell'attività amministrativa. Cambiamo decisamente argomento. Interpreterà se stessa come conduttrice di un programma televisivo di cucina nel quale verrà proposto un timballo molto particolare che ha il sapore dell'integrazione e dell'unione tra i popoli. Maria Grazia Cucinotta questa mattina a Campli ha partecipato alla conferenza di presentazione del corto timballo. La cittadina di Campli da lunedì scorso è un set cinematografico per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Maurizio Forcella, con la sceneggiatura di Pietro Albino Di Pasquale, dal titolo Timballo, una grande cucina. Nel cast Maria Grazia Cucinotta. Devo dire che qui la natura premia. I camplesi come sono? Basta vedere, anche voi l'avete vista, mi hanno accolto come una di casa. Lei già conosce l'Abruzzo? Beh, l'ho conosciuto purtroppo nel periodo forse più brutto, però lo conosco, poi ho tantissimi amici. Le zone più importanti che le sono rimaste nel cuore? Tutte,
tutte. L'Italia secondo me è tutta, non c'è un posto dove dici ok, non mi piace, l'Italia è bella tutta. Le parole che ha detto su questo cortometraggio? Le parole mi piace, è un piccolo sogno che si realizza, è un insieme, è un messaggio importante. Per abbattere il pregiudizio, perché comunque puntare il dito significa creare violenza e soprattutto per far vedere che comunque attraverso il cibo la gente si unisce e poi è la promozione di tutto quello che viene dalla terra, una terra come questa che dove la natura ancora ti dà il privilegio di mangiare sano. Il piatto preferito abruzzese è il tuo? Ma ieri mi hanno fatto mangiare di tutto, devo dire uno no, mi ricordo che c'era tutto un po' fritto ed era buonissimo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Itaca, dall'Officina Azzurra e dalla Bro Company di Napoli, è sostenuta dall'amministrazione comunale camplese. Che c'è di più di un cortometraggio per rilanciare Campli, che ha dei tesori spesso non conosciuti. Ieri sera è arrivata Maria Grazia Cuginotta, che diciamo è l'attrice principale di questo film, una diva nazionale ma anche internazionale, conosciuta in tutto il mondo, che crede in questo progetto e sicuramente può essere il viatico, appunto, come dicevo, per far conoscere Campli al mondo. Siamo molto onorati della sua presenza e speriamo appunto che ci porti qualcosa di positivo. E questo cortometraggio verrà proiettato a Venezia, a Roma, a Torino, a Cannes, quindi noi siamo lieti di aver aderito a questa proposta che ci è stata fatta. Il corto, girato interamente nel paese teramano, racconta la storia della cuoca Adelina, che ha il sogno di far assaggiare il suo particolare timballo alla conduttrice di un programma televisivo, Maria Grazia Cucinotta. Ci riuscirà grazie a tre idraulici migranti che l'aiuteranno inventando una ricetta connubio tra il piatto tipico teramano e il couscous. E sabato a Teramo si svolgerà la premiazione del progetto Energicamente, rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 13 classi di 4 istituti comprensivi di 4 comuni per un totale di circa 300 alunni. Sono questi i numeri per l'Abruzzo del progetto Energicamente, che ha coinvolto anche altre due regioni, Toscana e Marche. Sabato prossimo a Teramo si svolgerà l'ultimo atto del progetto, che coniuga energia, ambiente e scuola. È la fase conclusiva di un percorso che dura sostanzialmente tutto l'anno scolastico, perché si inizia a settembre con gli inviti alle scuole e ai bambini, e con i vari concorsi ai quali i bambini lavorano in classe durante tutto l'anno, e poi finalmente si sfocia in questa grande festa, sperando che il tempo ci assista, in cui potranno giocare, potranno divertirsi, con sullo sfondo sempre il tema dell'energia. La campagna ha visto incontri in classe tenuti da operatori di Legambiente con l'ausilio di kit didattici al fine di creare un'esperienza ludico-educativa per promuovere l'importanza della tutela del territorio. Sabato nella Sala San Carlo del Museo Civico ci sarà la premiazione del concorso Re-Energy e del concorso Green Pirates. È un progetto che prevede 6 ore di lezioni in classe, 2 concorsi, uno legato alle famiglie e uno rivolto ai bambini, e infine la festa dell'energia in piazza, quindi dopo un anno scolastico passato sui banchi finalmente si va in piazza a giocare. Ed è passato poco fa all'Aquila il Giro d'Italia per la tappa che da Sulmona va a Foligno, allora andiamo a vedere l'entusiasmo della città. Siamo sulla statale 17 direzione l'Aquila Ovest, c'è attesa per il passaggio della 7ª tappa del Giro d'Italia 2016 qui per l'Aquila. Tra l'altro vedete alle mie spalle già parecchia gente che si è sistemata sul ciglio della strada in attesa dei corridori. Come dicevamo, 7ª tappa del Giro d'Italia Sulmona-Foligno, 211 km per i corridori, con in testa ancora Tobolin, l'olandese, per il 5º giorno consecutivo in maglia rosa, un ritardo di oltre minuto per l'italiano Vincenzo Nibali. Sta spuntando la carovana di ciclisti, no, il tempo non assiste, come potete vedere clima molto freddo, uggioso. Ecco qui i primi 6 che hanno staccato il resto della corsa, passano in questo momento tra gli applausi dei numerosi aquilani, si è creato un vero e proprio capannello al ciglio della strada, passano i 6 con le altre vetture, adesso si aspetta il resto della carovana.
Ecco qui la carovana del Giro d'Italia 2016, sta passando proprio alle mie spalle tra gli applausi del pubblico aquilano, un vero e proprio capannello sul ciglio della strada. Stanno passando i corridori in carovana sulla strada statale 17 direzione Sella di Corno, Antrodoco, Rieti e poi via via verso la fine di questa tappa che sarà Foligno. Si è partiti in mattinata da Sulmona, i sei che hanno staccato la parte rosa della griglia già sono passati prima e adesso tutto il resto della carovana con gli ultimi della fila che state vedendo scorrere proprio in questo istante. Ricordiamo ancora in maglia rosa Dumoulin, l'olandese, quinto giorno in maglia rosa, chiaramente si aspetta il sesto giorno consecutivo. Tra gli inseguitori c'è anche il nostro Vincenzo Nibali, siciliano, che vinse proprio l'anno scorso il Giro d'Italia. Ecco qui le ultime macchine che fanno seguito alla carovana di ciclisti con gli ultimi in netto ritardo e via via si sta abbandonando la città dell'Aquila, si partiva da Bazzano e si va verso Rieti. E restiamo sempre al ciclismo perché ieri sera durante la trasmissione Velo è stato ospite Danilo Di Luca, ex maglia rosa al Giro d'Italia, per presentare il suo libro Bestie da Vittoria. Non è mancata anche una stoccata all'ex campione americano Lance Armstrong, vincitore di 7 Tour de France. Sentiamo. Il sistema del ciclismo è tutto quello che gira attorno al ciclismo, che non sono i corridori, cioè squadre, sportivi, Unione Ciclistica Internazionale, Federazione Ciclistica Italiana e altre federazioni di altri paesi, organizzatori delle grandi corse, tutto questo è il sistema, ruota tutto attorno a loro. Il ciclista e i ciclisti sono gli ultimi. Il doping e l'antidoping è il business del ciclismo. Secondo me è racchiuso tutto qui. Danilo Di Luca fosse nato in Texas e si chiamasse Lance Armstrong, lo avrebbero trattato in maniera diversa? Ma sicuramente sì. Questo sono convinto al 100% di questo. Armstrong ha dovuto confessare, altrimenti lo mettevano in galera, cioè senza neanche starlo a dirgli né mai né perché. Rifarei tutto quello che ho fatto perché ho scelto di fare il ciclista, perché ho scelto di fare soprattutto il ciclista professionista. Seconda risposta, oggi a 40 anni vedo quello che ho avuto dal ciclismo e tutto quello che è successo dopo. Quindi magari sarei più titubante a scegliere se correre in bicicletta o fare un altro mestiere. Il ciclismo è lo sport dei più veri, secondo me. Parole forti quelle di Danilo Di Luca. Andiamo avanti con la pagina sportiva. Adesso passiamo al calcio di Serie B. Seduta di rifinitura questa mattina per il Pescara per la gara di domani a Modena. Non convocato Ugo Campagnaro, c'è invece Crescenzi che però partirà dalla panchina. Il tecnico Oddo dovrebbe confermare la squadra che ha battuto nel derby il Lanciano. Sicura la conferma della difesa. Se dovessero esserci novità per gli altri settori, Bruno e Pasquato sono in lizza per una maglia da titolare. Pericolo diffidati, sono ad un giallo dalla squalifica Fornasier, Benali e lo stesso Pasquato. Ascoltiamo il tecnico Massimo Oddo. Partita dura, nel senso che affrontiamo una squadra che ha necessità, obbligatorietà di vincere, perché poi oltre a noi ha un'altra gara dura che mi sembra che vada a Novara, e quindi ha bisogno di fare 3 punti, non so come l'affronterà, non credo che faccia una partita da rimbaggio, anche perché perdere sarebbe per loro disastroso. E farà una partita attenta, giocano in casa, devono vincere e proveranno a vincere. Tutti i giocatori abbastanza in là con l'età, questo vuol dire che sono giocatori comunque di categoria, che hanno una certa esperienza e in queste partite magari sono cose importanti. È anche una buona squadra, secondo me. È una squadra che è in salute perché sta bene, ho visto le ultime 2-3 partite, stanno bene. Quindi guai a sottovalutarli perché ci attende una partita molto dura. Noi andiamo a Modena per vincere, come facciamo dall'inizio a provare a vincere, per,
come abbiamo sempre fatto, perché la nostra indole, la nostra mentalità. Poi se saranno più bravi loro non la vinceremo, però la nostra idea è quella di vincere, noi non andiamo con l'idea di fare un punto, anche perché l'unica nostra certezza, come ripeto da un po', è che con 6 punti siamo terzi, quindi non dobbiamo badare agli altri, perché c'è la possibilità che altre squadre, chiunque possa fare, cioè il Trapani possa fare 6 punti. E quindi noi dobbiamo badare a noi stessi e cercare di raccogliere il massimo che c'è, e il massimo che c'è vuol dire 6 punti. Vediamo se fare 4-3-2-1, 4-3-1-2, in base a quello potrebbe cambiare una pedina, non due massimo, non di più. Ma sempre ho tanti giocatori che stanno bene, Pasquato sta bene, Bruno sta molto bene, quindi vediamo. La Virtus Lanciano ospita domani la Ternana, recuperato Marilungo. Gli assenti saranno Aquilanti, sostituito da Rigione, lo squalificato Bacinovic. Il tecnico Maragliulo sta ancora vagliando come sostituire il centrocampista, ipotesi Giandonato, accentramento di Vitale. Maragliulo non nasconde la soddisfazione per la restituzione dei punti, ma predica calma in vista del fondamentale match di domani. Non si può essere bugiardi, perché la speranza chiaramente era tantissima, però questi 3 punti in questo momento della stagione, a 2 partite dalla fine, chiaramente ci alzano il morale alle stelle, anche se siamo e dobbiamo essere consapevoli che mancano 2 partite che possono essere fondamentali e difficili nello stesso tempo. La realtà dice che abbiamo 3 punti di più e che le possibilità di salvezza sono sicuramente aumentate, però nello stesso tempo per far sì che queste 2 partite ci diano la matematica salvezza, bisogna affrontarle sia a livello tecnico e tattico, ma soprattutto a livello psicologico nella maniera migliore, perché altrimenti veramente si scioperebbe tutto. Con la Ternana sicuramente temo proprio la spensieratezza con la quale la Ternana verrà a giocare, non avendo più grandissimi obiettivi, visto che salva matematicamente, ma proprio in queste occasioni tante volte, quando uno gioca con grande serenità, chiaramente può essere anche un grande vantaggio. Marilungo in queste 16 partite che abbiamo fatto insieme intanto aveva sempre giocato, e chiaramente un motivo ci sarà, ma poi il ragazzo non si discute, non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche sotto quello della personalità. Questa settimana abbiamo cercato insieme allo staff medico e dei fisioterapisti di curare attentamente. Il ragazzo si è allenato, non è al 100%, però diciamo che quasi certamente ce la farà per sabato. Adesso la Lega Pro, manca solo l'ufficialità, ma Vincenzo Vivarini non è più l'allenatore del Teramo dopo il lungo incontro di 2 giorni fa. Ieri il presidente Campitelli e lo stesso Vivarini hanno avuto un nuovo confronto, al termine del quale si è arrivati alla decisione di non proseguire più assieme. A questo punto si aspetta soltanto la firma sulla risoluzione consensuale del contratto che lega Vivarini al Teramo per un altro anno. Solo dopo ci sarà l'annuncio ufficiale. Di fatto però il dopo Vivarini è già iniziato. Fulvio Pea è il principale candidato alla panchina del Teramo, anche se la società sta vagliando altri profili. Calcio a 5 ora. Ieri sera al Palaroma di Montesilvano l'Acque Sapone si è aggiudicata 4-2 la gara d'andata della semifinale playoff contro l'Asti. Martedì si disputerà la seconda partita. In caso di pareggio per la squadra di Bellarte si apriranno le porte della finale scudetto. Andrea Costantini. Acque Sapone a 40 minuti dalla finale scudetto. Una partita superlativa quella giocata ieri sera dai ragazzi di Massimiliano Bellarte contro l'Asti, vincitrice della regular season. Martedì sera la gara 2, e se l'Acque Sapone dovesse uscire indenne dalla trasferta piemontese e quindi anche con un pareggio, la finale sarebbe realtà. Altrimenti gara 3, sempre ad Asti, giovedì prossimo. Ma tornando al match del Palaroma, la squadra del patron Barbarossa ha ipotecato il successo con un primo tempo sontuoso, sbloccando subito la situazione con un 1-2 micidiale nei primi 7 minuti, prima il tap-in di Paulinho, poi la conclusione da posizione defilata di Burrito, che aveva dato il là all'azione con una discesa
discesa sulla sinistra. Asti ha qualità e non appena si è lenita la pressione dei padroni di casa ha trovato il gol con un sinistro violento di Ramon, ma allo scadere della prima frazione Jonas ha ripristinato le distanze, ruba palla e con un sinistro in corsa fulmina il portiere Orange. Prevedibile il ritorno di Asti nel secondo tempo, il solito Bertoni accorcia sul 3-2, ma Marella diventa protagonista fermando il tiro libero dello stesso Bertoni e compiendo altri interventi. E quando Asti cerca il tutto per tutto col portiere di movimento, Burrito, a 90 secondi della fine, intercetta un pallone e disegna un preciso lob dalla sua metà campo. 4-2 e partita chiusa. Grande soddisfazione per l'Acqua e Sapone, ma Paulinho tiene i piedi per terra. Non abbiamo fatto nulla, neanche io personalmente, però sappiamo che lo più bello ancora manca, no? Però sono molto contento con la prestazione della squadra, con le ultime due partite mie che sto prendendo questa fiducia, essendo questi giocatori che cercavano, no? Che hanno portato qua. E andiamo lì a Asti con la stessa illusione e fiducia per prendere un punto. È tutto per questa prima edizione del TG6, i prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.